Trevi Media con Jarius Jackson. Welcome in Cremona. Welcome. Thank you. Okay. Your impression after the first train with the team? I think that we have very good players, talented players, and I think that we have a team of players that works hard and listens to the coach. So I'm very happy with our team. Impressioni dopo i primi allenamenti? È una squadra con molti giocatori bravi, con parecchio talento, soprattutto un grandissimo coach che potrà dare veramente la differenza. With weather so hot, it's difficult to work for the players. È difficile lavorare col caldo. It's in the preseason it's always hot, especially in Italy. So I'm kind of used to it. It's still tough, but we have to get through it. Okay, dice che ovviamente il caldo c'è per tutti, per cui sono abituati. After many years in the second Italian Championship, you feel right for the adventure in the Serie A? I feel very excited about the opportunity that I've been given, to play in the first division. I just want to embrace it and listen to the coach and just work hard and try to better myself and just try to take advantage of this opportunity that I have. Dice che è molto contento di poter finalmente giocare in Serie A e che l'allenatore Cagliari saprà dare i giusti indirizzi. And you feel more exciting than the rest of the team of this adventure? Yes, I think a lot of the players have been playing in Liga 2 for a while, and I think that everybody is excited for this great opportunity that we have. Ovviamente dopo anni di Lega 2 l'eccitazione è evidente. C'è qualcuno alle spalle. And your some words about your seasons in Veroli. I spent 2 years there and it was a great experience. My first year there we won the Italian Cup. And I was very happy about that, and I want to thank the Verily fans and the city and the community of Verily for the past 2 years that they showed me and my family, and it's a very good place to be. Ho chiesto due parole sull'esperienza verolana, dice non possono che essere ottime, abbiamo vinto una Coppa Italia e poi sono stati 2 anni ottimi per me e per la famiglia. Coach Kaya wait from you the maximus. He want your point from the shot and your defense. You can give all? Yes, whatever he wants, it's my job to give it to him. Ok, arrivato Aldo Vanoli, grazie Zerio, say you soon, thank you. Trevi Media con Yannis Porzingis, benvenuto a Cremona. Grazie. Ok. Ti ricordavamo con i capelli più corti. Come vedete, è cambiato molto. And what's your impression after the first train with the team? La prima impressione dopo il primo allenamento con la squadra. Well, I guess the discipline is gonna dominate, because the coach is very. Every detail is very, very, I guess, very important to him. And we're gonna have hard practices. This is what I'm getting from this first day. Come compagni ha la grande fiducia nell'allenatore e per il primo giorno si è sbilanciato e ha detto che ha visto delle buone cose. Coach Kaya, about you, ha delle grosse aspettative. Dice che puoi giocare in 3 ruoli, like guard, like small and strong forward and power forward, e potrai essere molto molto importante. Well, I haven't talked to him about it, but I think in the next few days we're gonna have, I will hear what he's expecting from me, and then I can start to figure out, how I should play it and stuff. At this point, I can't really comment on this because I don't know. Ovviamente ha detto che dove lo farà giocare, lui giocherà nei prossimi giorni, avrete più chiare. La tua posizione preferita in campo qual è? This 3. Si vede come un 3. And is your first adventure in the first Italian Championship this one? You are excited about this? You mean about A1? Okay. 6 years ago I played in A1 already once, and this is my second time, but
I think I'm more nervous this time than the first time, actually, you know, which is weird, you know, it shouldn't be like that, but I feel like I have been given a chance, and you know, I wouldn't want to fail, you know, that's the thing, and that gives me on a very motivated and very focused at this point, at least. Ho chiesto a Yannis se la sua prima avventura nel campionato italiano fosse particolarmente eccitante, ma ha ricordato che 6 anni fa lui già giocò in Italia, però quest'anno in effetti è tutto cambiato e non vede l'ora di rimettersi all'opera. But 6 years ago you was a child. 6 anni fa a child? Era un bambino, era giovane. And, you know, I was 24, so not so young, but yeah, for me that was the first experience in Italy at least, which I love. I mean, here this is the best I got, you know. Okay. Molte persone in Italia pensano che Cremona sia una squadra debole. Yeah. It is a surreal. I don't know. You know, it's if you look at roster, maybe. But who knows? These guys all are fighters. So it could go both ways. I mean, this is why we're gonna, you know, work hard. This is what coach also told us. You know, we're gonna have to work probably a little bit more than everybody else. But you know, that could bring the results. Yannis ha detto che guardando il roster può anche darsi, però bisogna vedere altre cose, bisogna vedere cosa dire il campo e come l'allenatore metterà assieme questa squadra. Thank you Yannis, welcome. Thanks. 3D Media con Andrija Stipanović, il nuovo centro della nuova Vanoli. Andrija, benvenuto. Grazie. You are the welcome. What your impression, first impression after the... Non so chi sta disturbando, però qualcuno c'è. What's your first impression about the first training with the new team? Le impressioni dopo i primi allenamenti? We have, I think we will have a good team. We have different players from second league, from first league, from Ukraine. We have good coach and I think he will make good team from this team that we have. Dice che è una squadra con giocatori molto diversi, arrivati da differenti team, è una prova da affrontare, per quest'anno sarà, non è una squadra comunque che parte battuta. And about your intention from VCR? I'm very happy because I come in good organization like is Cremona. I hope I will play good, I will help this team to reach a lot of wins. I'm happy because of the coach too, and I hope we will everybody have together a happy season. È molto felice di essere a Cremona con questo allenatore che lo conosce molto bene e confida nel fatto di raggiungere molte vittorie. Many people in the... What's up? Can you stop? Then I will come after. Stop one second for the... Riprendiamo l'intervista con Stipanović dopo la foto di gruppo. And many people said that Cremona isn't a very strong team this year. What can you tell to these people? Nobody can tell that before a game start. We have players from second league, but they are very good players. I'm sure they will show this season that they can play in first league. And with this coach, I think in this first league, with a good approach and with the aggressive game, we can be surprised in the league. Non bisogna giudicare la squadra prima di averla vista all'opera. Sì, ci sono molti giocatori che arrivano dal secondo campionato italiano, però non è detto che possano far bene anche in Serie A. E poi c'è la massima fiducia del coach. Who of your dei tuoi compagni di squadra You know first to come in Cremona. Chi conoscevi già dei tuoi compagni? Or is the first time you play with them? Yes, first time I play with these guys. With all? Yeah, with all. Prima volta gioca contro tutti. And your now my English is a very bad English. This will be a cut part. And your hope about this season, your final hope? I hope we will surprise everybody and come in playoff. We will see. It's a long season, it's a lot of games. I think we must go game by game and give everything, every game, and in the end we will see what we do. Playoff for you? Who knows? Who knows? We can surprise everybody.
playoff, chi può dirlo? The last question, something about Caserta. Caserta is for me was a very good place. I feel happy there. I don't have nothing bad to say to them, just opposite, just good things. They have good fans, good people, and all best. But now my club is Cremona. Tutto il meglio per Caserta, ha conosciuto grandi persone, grandi giocatori, una grande squadra, però adesso lui è il giocatore di Cremona e farà i professionisti a tutti gli effetti. Thank you, Andrea. Tremio Media con Fabio Ruini, benvenuto a Cremona. Grazie, grazie mille, finora devo dire che mi sono trovato benissimo. E dopo un giorno sei già entusiasta? No, beh, bisogna essere entusiasti. Tutti partiamo molto contenti di essere qua, molto motivati, io in primis, qui sono forse il più entusiasta di tutti. Anche perché Coach Kai ha dichiarato 3 settimane fa in un'intervista che l'arrivo, il tuo arrivo è stato fortemente motivato dalle tue parole dopo la delusione della mancata Serie A con Reggio. Vuole darti questa opportunità che hai meritato? Sì, siamo stati per telefono, è una cosa di cui mi ha parlato e sicuramente è una cosa di cui terrò conto ogni giorno, in allenamento, ogni partita, da qua fino a giugno. Anche perché con una squadra relativamente giovane e comunque inesperta del campionato dovrei dare il tuo contributo sia sul campo che negli allenamenti. Il tuo sarà un ruolo tutt'altro che marginale? Beh, penso che tutti dovremmo dare qualcosa dentro e fuori. Qui sarà un anno, penso, lungo, dove ci sarà bisogno di tutti quanti, dal primo all'ultimo. Te l'aspettavi una chiamata dalla Serie A, dopo averla persa così con la tua squadra? Ma sai, onestamente direi di no, per tanti motivi, anche per il fatto delle regole che ci sono, che non aiutano sicuramente i giocatori italiani a giocare, e poi perché comunque io non mi ero mai affacciato sul palcoscenico della Serie A, per cui la chiamata di Attilio mi ha fatto veramente piacere. Avevi perso la speranza o sotto sotto confidavi in una chiamata da qualche team? In un mercato come questo. Ho perso questo. La testa quei giorni, poi si era capito che qualche giorno dopo mi ha chiamato Attilio, per cui sono saltato in piedi subito e l'ho firmato quasi immediatamente. Tu da avversario hai giocato al Padaradi, vero? Ci ho giocato in Serie B, ci ho giocato in A2 e adesso finalmente ci gioco da giocatore di cazza. Un ricordo da esterno? Ma mi ricordo che c'era il palazzetto, era pieno sempre di gente, mi ricordo un pubblico correttissimo, mi ricordo che seguivano da matti la ruota del riscaldamento di Langford. No, c'è un gran bel ricordo del palazzetto. Ok, grazie mille Fabio, in bocca al lupo e ancora benvenuto. Prego, grazie.